Siamo da tempo usciti dalla fase pionieristica della distribuzione automatica italiana. Oggi rappresentiamo un settore di quotidiano impiego per milioni di utenti e con un forte radicamento nella società. Negli ultimi mesi avete visto pubblicazioni relative al vending su Panorama, sull'Espresso, su Repubblica, sul Corriere, sulle riviste d'uso generalista, quindi siamo usciti dalle notizie del settore. Oggi dobbiamo pensare a un vending utile, leggete utile nelle tutte le accezioni possibili, comprese quelle economiche, ma anche responsabile e sostenibile. Da qui l'attenzione che Confida dedica e ancor più dedicherà alle tematiche della sana alimentazione, dell'ambiente, dell'energia e del consumatore. Sul tema dell'alimentazione Confida si è da anni spesa anzitutto per superare pretestuosi e speculativi pregiudizi che vedevano il distributore automatico come responsabile di squilibri alimentari. A chi ha provato a percorrere questa strumentale scorciatoia, oggi possiamo rispondere con dati oggettivi e iniziative concrete. A breve uscirà uno studio a quattro mani di Federalimentare e di Confida sull'apporto calorico della distribuzione automatica nelle scuole, e sarà prodotto dall'ufficio studi di Federalimentare, quindi con un peso anche in termini di scientificità di grande rilievo. Abbiamo una serie di azioni nello specifico con le istituzioni che si occupano di questa materia, abbiamo particolari accenti su iniziative come il capitolato per le scuole, che prevede proprio degli elementi premianti per questi aspetti. Sono un tema che approfondiamo quotidianamente e che seguiamo con attenzione. I migliorati rapporti con le istituzioni, un ringraziamento al consulente istituzionale che in questo senso ci ha dato una grandissima mano in questo biennio, e permettetemi di dire con grande generosità, nel senso insegnandoci a pescare e non donandoci il pesce, quindi permettendoci un reale ingresso nelle istituzioni, permettendoci di approfondire realmente i contatti con le istituzioni, ma contatti di cui Confida poi essa stessa proprietaria. E lo dico con amicizia e con ringraziamento, perché normalmente invece l'approccio istituzionale è diverso. Dimmi che ti serve e te lo faccio avere. Quindi grazie. Dicevo che i migliori rapporti con le istituzioni oggi ci consentono di presentare la distribuzione automatica come un valido supporto per progetti di educazione alimentare, non ispirata a divieti o restrizioni, cosa che accade in altri paesi a noi vicini, ma orientata a un'offerta varia di prodotti che le nostre industrie hanno saputo mettere sul campo. In questo senso le industrie di produzione di beni di consumo si sono mosse con attenzione negli anni precedenti e hanno permesso un'offerta molto più varia e attenta a questi aspetti. Il consumatore al centro. Dobbiamo finirla di considerare il consumatore come un destinatario di secondo livello del nostro servizio e pensare che il nostro unico interlocutore sia solo chi firma i nostri contratti. Il consumatore è il nostro primo vero alleato, perché lui, non il buyer, non l'economo dell'ospedale, non il rettore dell'università, è lui che può riconoscere e apprezzare realmente il valore del nostro servizio. In questo senso dobbiamo fare ancora molta strada, è costosa, è difficile, è ardua, e che probabilmente non vediamo ora, e che magari vedremo tra 5 anni, lo vedrà il prossimo consiglio direttivo, lo vedrà il prossimo presidente, lo vedranno un vending magari diverso da quello che oggi, ma questa è una strada che noi dobbiamo necessariamente percorrere, anche se oggi non vediamo l'orizzonte. I primi passi li abbiamo mossi con Aliconsum, con un protocollo d'intesa, con una brochure condivisa con un'organizzazione dei consumatori che vedrà una larga diffusione all'interno delle loro attività, che sono molte, che può essere utilizzata dalle nostre imprese associate nelle relazioni con i propri clienti, e che di certo vi daremo notizia nei prossimi mesi. Una campagna di comunicazione senza precedenti, indirizzata al consumatore finale,
e l'accordo siglato con Adiconsum, che già oggi si è tradotto in iniziative concrete di congiunta visibilità. Ieri ci citavano un accordo con l'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che non ha niente a che vedere col vending. Bene, l'Adiconsum di sua sponte, in ragione degli accordi che abbiamo stipulato con loro, ha identificato, nell'assenza di distributori automatici al pubblico negli aeroporti, una diminuzione del servizio, perché i bar in aeroporto chiudono a una certa ora e le compagnie aeree hanno l'obbligo, in caso di alcuni ritardi sui voli, di cancellazione, di dare del genere di conforto. Dopo una certa ora non lo possono fare in alcuni aeroporti, perché se il bar è chiuso non lo possono fare, ma anche col bar aperto la possibilità di scegliere tra diverse offerte, vending e bar, è stato considerato come un elemento qualificante del servizio. Quindi nella carta dei servizi degli aeroporti italiani troveremo a breve che la presenza di distributori automatici è un plus di servizio. Questo è un risultato indiretto del nostro rapporto con Adiconsum, perché non ha una ragione immediata di negoziazione di alcuni argomenti. È semplicemente l'esempio dei benefici che si possono ottenere attraverso i rapporti con queste organizzazioni di rappresentanza. Riprendo. Campagna di comunicazione e accordo sono due elementi che sono assolutamente fondanti della nuova interpretazione del vending e delle relazioni che lo caratterizzano. Consumatore al centro e suoi diritti. Proprio con la rappresentanza dei consumatori possiamo e dobbiamo affrontare la questione che più soffoca il nostro settore, la mai risolta e anzi aggravata questione dei ristorni. Noi forse facciamo fatica ad affrontarla, perché dobbiamo affrontarla con i nostri clienti. Di certo i consumatori hanno lesi dei loro diritti, perché i ristorni non arrivano al consumatore. È una pratica che lede la marginalità delle imprese e distorce la relazione del prodotto-prezzo. Se sforzi economici dobbiamo fare, questi devono essere destinati a chi preme ogni giorno il pulsante del distributore e non a chi ci concede di installare distributori automatici. Avevamo messo, poi abbiamo tolto, per non istigare, che in realtà in alcuni contesti, ma solo in alcuni, e guai a livello generale, possiamo considerare un rimborso delle spese di esercizio, la luce, i consumi idrici, l'acqua, un contributo, e si tratta di contributo, alla gestione dei rifiuti prodotti dall'area, non alla gestione, un contributo per gestirli. Ma stiamo parlando di cifre che non hanno niente a che vedere con quello che purtroppo quotidianamente osserviamo sul mercato. Nella stessa ottica di valorizzazione del settore, potremmo richiamare molte altre iniziative dell'associazione, quale la Vending Cruise, evento tenuto l'anno scorso. In realtà oggi vedremo anche il bilancio del 2011, quindi parliamo di eventi che sono coerenti con la giornata di oggi. Gli stati generali del vending, tenuti presso la sede di Confcommercio a Roma, nazionale. E molte altre attività di informazione e aggregazione organizzate sul territorio per la più capillare condivisione delle politiche associative. È però inutile una compiacente elencazione di queste importanti attività se poi alla fine quello che osserviamo è una generale incoerenza dei comportamenti delle imprese sul mercato. E allora, per cambiare il mercato e dare un futuro alle nostre imprese, dobbiamo convincerci che dobbiamo cambiare noi tutti per primi. Con un pizzico di presunzione, riteniamo che oggi gli strumenti per percorrere questo cambiamento sono a disposizione. Non aver la consapevolezza di questo mortifica il lavoro della nostra associazione, mentre invece dobbiamo e possiamo uscire dalla perversa spirale nella quale purtroppo volontariamente, grazie Patti, ci siamo infilati. Ce la possiamo ancora fare, passatela questa. Il vending offre molte prospettive di futuro,
alcune delle quali sono fuori dai tradizionali ambiti da cui proveniamo. Ce lo dicono gli osservatori, ce lo dice chi parla di innovazione dei servizi, ce lo dicono mercati a noi vicini come la ristorazione, come il retail. Il vending non è più il vending delle grandi fabbriche, non è più solo il vending della pausa caffè, probabilmente non sarà più nemmeno solo il vending dell'alimentare. Questo credo che noi come settore dobbiamo considerarlo anche alla luce di strategie future. Penso ai negozi automatici. I negozi automatici sono il vending visibile. Non esiste intervista che io non abbia rilasciato che non volesse centrarsi sui negozi automatici, perché volenti o nolenti il vending oggi è visto lì, il vending quotidiano. I negozi automatici non sono presidiati né dalla nostra associazione né dai nostri associati, appartengono a un mondo che non ci appartiene. Bene, non saranno stati remunerativi, saranno dei fenomeni che scompariranno a breve, non lo so, ma di certo è un mercato che nella maggior parte dei casi non è stato gestito dai nostri imprenditori, quando lo è stato in alcuni casi invece è stato gestito con successo. Lo stesso dicasi per rapporti con il retail, col vending pubblico, che non è mettere le macchine che metto in fabbrica in mezzo al marciapiede, è un'altra roba. Va bene? Alziamo la testa e guardiamoci negli occhi. Scopriremo davanti a noi imprenditori, ma soprattutto colleghi con i nostri stessi problemi, con una visione magari differente, ma con la stessa necessità di superare il presente e di credere nel futuro, sia che siano piccole che siano grandi aziende. Io sono convinto che il nostro futuro, il futuro del vending, passa da Confida, così come sono convinto che Confida siamo tutti noi insieme. Grazie. Grazie, grazie. Mi sono anche commosso. Passerei la parola invece al dottor Lazzari che ci illustrerà le attività e i progetti di Confida nell'anno passato, dopodiché al dottor Borziani per l'illustrazione del bilancio di esercizio 2011 del previsionale 2012, al dottor Odone al quale cortesemente abbiamo chiesto anche di illustrarci doverosamente l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del vero di tutto il portafoglio disponibile di Confida, quindi Confida e Venditalia, e poi delle conclusioni che possiamo condividere. Prego Pietro. Vediamo se riusciamo con la tecnologia. Dovevano essere in sessione. Adesso arrivano. Comunque vorrei dire questo, quella che adesso io andrò a fare è, diciamo così, una breve excursus rispetto alle cose che con una maggiore enfasi, con maggiore passione, con maggiore, diciamo, credibilità il Presidente ha sintetizzato nella sua relazione, nel senso che questo che andrò a dire con immagini molto velocissimamente e con maggiore modestia rappresenta un po' l'attività che la nostra struttura, che la nostra associazione, che gli organi direttivi hanno portato avanti in questo ultimo scorcio di anni. Ecco, anzitutto partiamo dalla nostra identità, dall'identità di Confida, rappresentata dai gruppi merceologici e di attività che la compongono, e vedete da queste immagini l'andamento progressivo, comunque la dinamica della nostra rappresentanza associativa. E in questo quadro di raffronto fa da 2008 al 2012, ed è con particolare anche soddisfazione e piacere vedere una costanza di crescita e al tempo stesso anche una maggiore rappresentanza, diciamo, tra le diverse componenti che vede una crescita soprattutto da parte delle industrie manifatturiere e della commercializzazione e servizi, in quanto anche il fenomeno delle imprese di gestione è stato particolarmente caratterizzato
da diciamo, fusioni, incorporazioni, eccetera, e pertanto la tenuta del numero che vedete 379 è frutto di una costante comunque azione di marketing associativo. L'altra considerazione che vorrei fare e anticipare, ieri c'è stato il gruppo commercializzazione e servizi e ha deciso una intensa azione di promozione di marketing associativo che partirà da settembre proprio grazie alle rivendite per catalizzare le centinaia di micro operatori che comunque anche questi sono parte nobilitante del mercato e di cui Confida sente la mancanza di adesione. L'ultima sottolineatura è il fatto che abbiamo avuto anche l'inserimento di altre figure commerciali sul mercato che facevano riferimento anche alle industrie dell'industria manifatturiera, dei costruttori di macchine in particolare, che hanno dato migliore consistenza al nostro corporate. Ecco, per quanto riguarda dopo questa carta d'identità della nostra associazione, vediamo un po' le dinamiche che sono scorse in questo anno e che hanno ispirato la relazione di presidenza. E anzitutto vedo che le immagini saltano, comunque consentitemi di guardare i miei fogli perché sono in migliore progressione. Comunque abbiamo avuto un workshop in luglio del 2011 che ha segnato un po' la svolta tra un'impostazione che la nostra associazione è fondata sul teorema del valore per arrivare al patto del valore, ed è stato il workshop di Milano trasformare la visione in progetto. Dopodiché è seguito il momento più forte, più importante, di maggiore visibilità, che ha segnato l'accreditamento presso il nostro sistema confindustriale, ma non solo. Diciamo un momento di grande visibilità e importanza anche per altre componenti di Confcommercio e che ha visto la nostra associazione assumere decisamente autorevolezza e quindi andare a completare quel percorso che già era iniziato alcuni anni fa e che ha trovato completamento in Confcommercio. Non solo, era iniziato anche con l'autorevole presenza di Confida all'interno del consiglio direttivo di Confcommercio. Questa volta abbiamo fatto gli stati generali nel salone Orlando di Confcommercio alla presenza del presidente Sangalli, oltre che ad un autorevole esponente della politica. In questi stati generali c'è stato, diciamo, il passaggio cruciale. Se il discorso del teorema del valore era fondato sul fare sistema, accreditamento istituzionale, qualità e posizionamento del consumatore, col patto c'è stata l'affermazione concreta delle cose concrete che questa associazione sta portando avanti e che il presidente Pinetti ha ricordato. La certificazione TQS Vendi, il capitolato standard di Confida per la pubblica amministrazione e per la scuola, il codice etico e il posizionamento competitivo sul mercato e non ultimo, siglato da un protocollo d'intesa con Adiconsum, l'accreditamento anche presso il consumatore. Ecco, questo è stato, diciamo così, il momento forte nel quale poi abbiamo avuto una valorizzazione istituzionale della nostra associazione. Accanto a questo è stata portata avanti un'importante iniziativa anche sul piano della promozione e grazie quindi anche diciamo così, al lavoro congiunto, non solo diciamo così, come struttura ma anche economico, tra Confida e Venditalia Servizi abbiamo portato avanti un'importante presenza in occasione di IPACIMA 2012 con una nostra presenza e con un convegno Packaging for Vending, nel senso che le alleanze sul piano commerciale, sul piano diciamo, delle categorie economiche, diventa importante come leva di sviluppo per il nostro settore. Accanto a questo abbiamo anche avuto la possibilità di portare avanti una presenza significativa, una presenza che andava nella ricerca di nuove opportunità di mercato, di nuovi scenari di mercato per risposte ad una crisi che è incombente e che necessita di nuovi sbocchi. Ecco allora la presenza di Confida e di Venditalia a Cibus 2012 con una propria presenza istituzionale e con un convegno molto apprezzato, particolarmente apprezzato, che vedete la distribuzione automatica partner del retail, le applicazioni del vending per innovative forme di commercio.
Ecco, accanto a questa c'è stata poi un'attività sul territorio che ha caratterizzato principalmente la componente del gruppo imprese di gestione e che si è, diciamo così, realizzata all'interno di riunioni, di macro aree piuttosto che di delegazioni. Parallelamente a questo, naturalmente la partecipazione attiva di promozione, di stimolo e di progettazione da parte dei nostri organi direttivi. E quindi vedete in questa slide, diciamo così, il numero di riunioni, il numero di, diciamo, di presenze, la movimentazione, il nostro fare, diciamo, associazionismo all'interno della struttura. Da penultimo vorrei, ecco, significare, ecco, l'attività anche di presenza nel processo di internazionalizzazione di Confide di Venditalia attraverso la nostra struttura particolarmente giovane ma particolarmente altrettanto dinamica. E con la presenza di Venditalia Confida a queste manifestazioni fieristiche e che è il frutto non solo, diciamo così, del successo che poi ha portato anche a Venditalia 2012 ad essere così particolarmente qualificante. Quindi cogliere, capire quanto di meglio c'è nelle altre manifestazioni fieristiche per poi tramutarlo e investirlo nella nostra manifestazione di eccellenza che, con onore posso dire, è la manifestazione prima nel mondo per il Venditalia. Ecco, ultima comunicazione riguarda l'attività dei media. Abbiamo avuto una dinamicità significativa su questo ambito. Devo anche ringraziare personalmente il Presidente, lo faccio certamente in nome della nostra associazione, perché si è speso sempre con grande generosità, attenzione e intelligenza nei confronti dei media in un momento in cui è particolarmente difficile, dove, voglio dire, anche il rapporto con la stampa, con la televisione, diciamo così, richiede molta molta attenzione. E però abbiamo avuto l'opportunità di mostrare il volto bello anche del nostro settore. Un unico rammarico, consentitemelo, dico personalmente, quindi non investo all'associazione, è stato proprio nel momento in cui abbiamo avuto la massima esposizione mediatica, là dove si parlava della necessità di dare coerenza ai prezzi del mercato, di dare valore al vending. E qui c'è stato veramente un tiro di fuoco da parte della nostra associazione, purtroppo non c'è stata corrispondenza. E io penso che abbiamo perso una grande occasione, ma mi auguro veramente che questa non sia l'ultima occasione, se non altro facciamocene un rammarico, ma sia motivazione per non perderne più un'altra. Grazie. Grazie, grazie direttore, io avrei lasciato esattamente questa immagine proprio dicendo le stesse cose. Prima di passare la parola al dottor Borziani, affinché non appaia semplicemente come titoli di coda, perché di solito queste cose si dicono a fine giornata, io invece voglio cogliere l'occasione per, alla luce dei progetti e delle attività che avete visto, oltre a ringraziare i membri degli organi direttivi, i consiglieri, i consigli di direzione, i presidenti dei gruppi, i gruppi, i delegati regionali, eccetera, ringraziare di vero cuore la esile struttura di Confida. Confida si contano su, adesso no perché ne abbiamo preso un'altra, ma si contano sulle punte delle dita di una mano, e in realtà le attività sono molte, quindi lo faccio non genericamente ma ringraziandoli uno per uno. Il dottor Michele Volvi, la Confida è lì dietro, grazie a voi, il dottor Michele Volvi, Marina Palandrani, Federica Bertoglio, e per chi ancora non la conoscesse, più brava che bella, Arianna Castigliego, che è il nuovo ingresso di Venditalia. Quindi grazie tantissimo anche a voi ragazzi per tutto quello che avete fatto, non solo in Confida, in Venditalia, è stato un lavoro immane quest'anno, ce ne attende uno ancora più pesante per i prossimi. Dottor Borziani. Buongiorno. Signori associati,
Abbiamo esaminato la situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 che il Consiglio Direttivo sottopone alla vostra approvazione. La stessa evidenzia un avanzo di esercizio pari ad euro 56.060, risultato decisamente migliore rispetto al dato stimato in sede di predisposizione del bilancio di previsione, dove si prevedeva di chiudere l'esercizio con un disavanzo pari ad euro 342.600. Per quanto a tale sostanziale differenza rispetto alle previsioni, vi segnaliamo che ciò origina principalmente dal meccanismo di contabilizzazione delle uscite annuali dell'Associazione, con particolare riferimento ai costi per la campagna di comunicazione inseriti nel bilancio di previsione. Come vi è noto, l'Associazione ha effettuato la quasi totalità delle attività di comunicazione previste, ma il pagamento dei costi sostenuti è stato effettuato in massima parte nei primi mesi dell'annualità 2012. In ossequio ai principi di redazione del rendiconto, ispirati al principio di cassa, tali costi verranno quindi contabilizzati nell'esercizio 2012, seppure le corrispondenti attività siano state effettuate nell'attività 2011. L'importo dei costi che per effetto di quanto sopra vengono traslati di un'annualità ammonta ad euro 322.942. Tale importo è stato quindi correttamente inserito nel bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e lo stesso deve pertanto essere inteso come pagamento di attività già svolte e non come svolgimento di ulteriori attività. Per maggiore comprensione del documento da parte dei lettori, si chiarifica che il risultato dell'esercizio deriva dalla differenza tra avanzo di cassa al 1 gennaio 2011 ed il medesimo dato alla data del 31 dicembre 2011, dato che trova ovvio riscontro quale differenza tra le entrate e le uscite contabilizzate nell'esercizio. Vediamo se riusciamo. Torniamo indietro, ci vorrebbe il dato cumulativo. Ecco, questo è il cumulativo. Come noterete, contrariamente a quanto effettuato per lo scorso esercizio, i dati esposti nel documento oggetto di relazione non contengono i decimali, essendo stato predisposto l'arrotondamento alle unità di euro. A livello di criteri di contabilizzazione, vi segnaliamo che non sono state apportate modifiche ai criteri utilizzati per la formazione del consuntivo al 31 dicembre 2010. Diamo atto con la presente di aver verificato le varie componenti iscritte nelle varie poste che compongono la situazione economico-finanziaria e di aver verificato la correttezza per quanto ai criteri di iscrizione. Pertanto vi dichiariamo che le voci componenti la situazione economico-finanziaria trovano corrispondenza con le risultanze della contabilità, che i principi contabili risultano osservati e che non si è fatto ricorso a deroghe nella formazione del documento oggetto della nostra relazione. Il Collegio dei Revisori prende atto che il Consiglio Direttivo ha predisposto la situazione economico-finanziaria in ossequio al criterio di competenza temporale per quanto alle entrate dell'Associazione, mentre per quanto alle uscite si è adottato il criterio di cassa, ulteriormente integrato dall'iscrizione dei principali costi maturati nell'esercizio, anche se non ancora liquidati, e ciò con particolare riferimento alle voci concernenti i rapporti di lavoro subordinato in essere e le prestazioni professionali rese da terzi. Entrando nel dettaglio delle voci evidenziate nel documento oggetto di relazione, lo stesso si compendia in estrema sintesi nei seguenti valori. Entrate, euro 808.113. Uscite, euro 752.053. Differenza, 56.060. Qui c'è un vecchio dato, purtroppo mi avete portato un dato che io poi ho ratificato, quindi sulle slide c'è qualcosa che non funziona. Io ho quello rettificato. Se voi guardate, no, ma se voi guardate il conto patrimoniale è qui da 56.060, c'era stato un errore di compilazione e
l'economico chiudeva 56.068, che è impossibile evidentemente. Io ho il dato rettificato che mi è stato inviato, ma probabilmente nelle slide non è stato adeguato. La relazione corretta, e io ho un cartaceo corretto, è un problema di esposizione sulla slide. Scusate, ma questo. Voi avete il cartaceo corretto, è proprio la slide. Scusate. Spegniamo la slide, come volete. Abbiate pazienza. Precisando quanto sopra, come di consueto, le uscite correnti sono state suddivise in due grandi macrocategorie, delle quali la prima, denominata costi di struttura, evidenzia i costi fissi dell'associazione, mentre la seconda, denominata attività da evidenziare, rileva il totale dei costi sostenuti a fronte delle varie attività svolte dalle diverse divisioni dell'associazione. Per quanto le specifiche risultanze del conto delle entrate e delle uscite, riteniamo doveroso segnalare in ordine a ciascun gruppo di voci le differenze tra poste inserite nel bilancio di previsione e nel bilancio consuntivo. In primo luogo segnaliamo che le entrate dell'associazione, e quindi vi suggerisco di seguire il cartaceo a questo punto, previste in euro 852.100, di cui euro 849.100 quali quote associative, euro 1.500 per interessi attivi ed euro 1.500 per altri proventi, sono ammontate a fine esercizio ad euro 808.113. In dettaglio, quote associative incassate per 804.449 a fronte di euro 849.100 inserite nel bilancio di previsioni. Interessi attivi per euro 2.481 contro euro 1.500 previsti nel budget ed euro 1.183 per altri proventi contro una previsione di euro 1.500. Segnaliamo infine che nell'ambito delle quote associative globalmente contabilizzate non risultavano crediti per quote in contenzioso legale alla data di chiusura dell'esercizio. Per quanto alle uscite preventivate in euro 1.194.700, si riscontra il sostenimento di minori costi rispetto a quelli preventivati per euro 442.647. Ricordate bene il discorso fatto in relazione ai costi di pubblicità, quindi l'importo evidentemente più consistente che costituisce questa differenza deriva dal criterio di contabilizzazione dei costi pubblicitari. Entrando nel dettaglio delle macrocategorie formanti il bilancio, si è osservato in primo luogo come i costi di struttura previsti per euro 323.200 siano ammontati a fine anno ad euro 433.956, mentre i costi per attività da evidenziare previsti in euro 871.500 siano ammontati a fine anno ad euro 318.097. Si sono inoltre registrati costi per acquisto di beni strumentali per euro 2.350 non previsti in sede di budget. Sostanzialmente quindi uno sforamento delle previsioni per quanto ai costi della struttura fissa ed un sostanziale risparmio nei costi per attività da evidenziare, come esposto di seguito in dettaglio e rammentando quanto precedentemente relazionato per i costi della campagna pubblicitaria. Costi di struttura, forse qui lasciamo stare, seguite il cartaceo che è più corretto. Entrando nel dettaglio della macrocategoria, si osserva in primo luogo come il costo del personale, stimato in euro 127.500, è ammontato a fine esercizio ad euro 127.626 e quindi sostanzialmente in linea con le previsioni. I costi di gestione sede, previsti in euro 57.900, sono ammontati ad euro 76.156, con conseguente incremento rispetto alla previsione per euro 18.256. I costi per contratti di somministrazione e servizi in Italia, previsti per euro 28.800,
sono stati contabilizzati a fine esercizio per euro 132.301, con sostanziale incremento della voce rispetto alla previsione per euro 103.501. Tale incremento è originato da una puntuale suddivisione di costi comuni cumulativamente sostenuti da Venditalia SRL, nostra controllata, nel rispetto delle analitiche imputazioni delle spese in funzione del soggetto giuridico cui le stesse erano riferibili. In estrema sintesi, sono state sostenute tutte queste spese comuni da Venditalia, sono state poi reimputate quelle afferenti Confida, più che altro per il rispetto dei principi tributari che gravano sul soggetto Venditalia, che si trovava a pagare costi in favore di terzi. Questo è stato. Le spese per organi direttivi, previste in euro 42.500, sono state rendicontate per euro 30.978, con sostanziale risparmio rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. I costi per quote di rete associativa, consuntivati in euro 66.895, sono risultati sostanzialmente in linea con quanto previsto nel budget, che li aveva previsti in euro 66.500. I costi per le attività da evidenziare. Entrando nell'ambito dell'analisi delle spese inerenti alle attività da evidenziare, si rileva in primo luogo il sostenimento di minori costi rispetto a quelli preventivati per euro 553.403, sempre rammentando quanto ci ha riportato per quanto ai costi della campagna pubblicitaria. Entrando nel dettaglio delle singole voci che compongono la macrocategoria, si evidenzia in primo luogo un risparmio nei costi per attività e progetti, previsti per euro 709.700 e consuntivati per euro 260.810. Fermo restando quanto già riportato circa i costi per la campagna di comunicazione, si evidenziano risparmi per la stesura del capitolato di appalto, per l'attività carta dei servizi, per costi inerenti alla crociera promozionale denominata Vending Cruise ed altre attività che avrebbero dovuto riguardare quanto meglio dettagliato nel documento oggetto di relazione. Si sono invece registrati incrementi sostanziali nella voce eventi, nella voce incarichi istituzionali ed in particolare per quanto ai costi per consulenza istituzionale non prevista in sede di stesura del bilancio preventivo. Per quanto alle attività dei gruppi merceologici, si è contabilizzato un notevole risparmio rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione. Il dato previsto ammontava all'euro 137.500, il dato di consuntivo ammonta ad euro 30.104, con un risparmio pari alla differenza ammontante ad euro 107.396. Gli altri costi, quali spese bancarie, omaggi ed attenzioni a terzi, sono risultati globalmente in linea con le previsioni, anche se tale pareggio si è conseguito maturando risparmi su alcune voci previste, quali gli omaggi e le attenzioni a terzi, ma sostenendo costi non previsti, quali le uscite non correnti e gli ammortamenti, come noto costituiti da costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali integralmente spesati nell'esercizio, indipendentemente dal loro valore unitario. Il dato finale, costituito dall'avanzo di esercizio, pari ad euro 56.060, fa sì che il fondo di riserva dell'associazione a fine esercizio ammonti ad euro 425.291 e che tale ammontare sia superiore al dato ipotizzato quale disavanzo per la gestione dell'esercizio 2012. Avendo verificato il corretto inserimento dei costi della campagna pubblicitaria anche nel bilancio di previsione dell'esercizio 2012 in ossequio alle motivazioni sopra esposte, al termine delle attività ordinarie e dell'ingente investimento in comunicazione, il fondo di riserva dell'associazione a fine 2012 ammonterà, secondo le previsioni, ad euro 99.291. Tale dato, se confermato, dovrà essere attentamente valutato dal Consiglio direttivo, cui suggeriamo l'adozione di budget previsionali per i successivi esercizi che prevedano la ricostituzione della riserva ad un importo sostanzialmente simile a quanto da sempre evidenziato nei rendiconti pregressi dell'associazione. In considerazione di quanto sopra esposto,
Vi invitiamo ad approvare la situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011, così come predisposta dal Consiglio Direttivo. Adesso un breve dettaglio circa il budget per il 2012, di cui peraltro vi ho già dato il dato di sintesi, quindi il 2012, se voi prendete sempre il cartaceo, prevede una chiusura con una differenza tra entrate e uscite di 326.000 euro. Tecnicamente, se rammentate il dato dei costi pubblicitari traslati, che erano 322.000 euro, sostanzialmente come costi di attività prevederebbe un pareggio, però è chiaro che il fondo di riserva viene inciso. Se voi esaminate le singole componenti, vedete che in sede di previsione delle entrate il Consiglio è stato prudente. A fronte di 804.000 euro di entrate contabilizzate nel 2011, a fronte di 849.100 previste, per il 2012 si prevedono 790.000 euro e quindi ci si attesta sul dato 2011 con una leggera previsione al ribasso. Questo è il dato più importante e forse è quello che un pochettino deve dare anche un po' lo spunto di riflessione, perché probabilmente, stante gli accorpamenti, stante la chiusura di alcune aziende, stante la crisi, i volumi di entrata, è la prima volta da quando io sono in questa associazione, avevo i capelli neri quando sono entrato, Lazzaro aveva i capelli, quindi pensate voi quanto tempo è passato, il primo anno che le entrate sono inferiori rispetto alle previsioni. A livello di costi, se voi andate a vedere, i costi della struttura sono sostanzialmente analoghi a quelli budgettati per il 2012, perché sostanzialmente il contratto di somministrazione ai servizi Venditalia viene riposizionato su un importo ordinario. L'anno scorso è stata un'annualità straordinaria anche per gli investimenti pubblicitari fatti dal complesso delle due realtà. E in conformità a quanto ci siamo detti prima, si è trattato di un investimento una tantum, per cui Venditalia non dovrebbe più sostenere quei 100.000 euro di costi a favore di Confida, sempre relativi allo sviluppo, no, della campagna pubblicitaria e di comunicazioni. Le altre voci sono sostanzialmente in linea, piccole differenze: è stato aumentato il costo del personale in relazione alla nuova assunzione. La gestione sede è sostanzialmente in linea, gli organi direttivi, come vedete, budgetati a 42.500 nel 2011, contabilizzati a 31.000 di fatto nel 2011, vengono budgetati a 20.000 nel 2012, quindi di fatto si taglia del 50% la previsione del 2011. Le quote di rete associativa invece, da 66.500 previste, 66.895 budgetate, si portano a 82.000 per l'evidente adesione a nuove associazioni. Comunque i costi di struttura sono sostanzialmente in linea col budget 2011, 323.200, budget 2012 348.500. Nelle attività e progetti, rammentando che la campagna di comunicazione che vedete per 450.000 euro, in realtà per 322.000 euro è l'effetto di trascinamento dell'esercizio precedente di cui abbiamo parlato prima, prevede l'esaurimento del capitolato d'appalto con ulteriori 10.000 euro, l'inserimento del budget per euro, nel budget per euro 50.000 della voce consulenza istituzionale che l'anno scorso non era stato inserito, 5.000 euro di costo per Vending Cruise e sostanzialmente le altre attività come vengono descritte, vedete il dettaglio, 91.200 euro. Gli incarichi istituzionali si allineano con la chiusura 2011 a 35.000 e gli eventi rispetto ai costi del 2011, che sono stati evidentemente intensi per tutta l'attività svolta, vengono budgetati al di sotto del 50%. Contro un consuntivo di 88.000, un budget a 35. Poi, in relazione anche a quanto si è visto negli ultimi anni, guardate il budget dei costi delle attività dei gruppi merceologici. Budget 2011 137.000 euro,
chiusura 2011 30.000 euro, quindi anche se non dovrei da genovese, invito i gruppi a utilizzare i budget che mi vengono messi a disposizione. Alla luce proprio di questa attività un pochettino più ridotta, il budget 2012 è più prudenziale e quindi evidenzia risorse per questo pari a 70.000 euro. Le altre voci che purtroppo non portano totale sono di piccola entità, quindi spese bancarie in linea, omaggi e attenzione a terzi, viene riposizionato un dato pari al 2011 pur avendolo consuntivato al 50%, uscite non correnti, sono sopravvenienze del tutto imprevedibili, 1.000 euro tanto per scrivere qualcosa. Pertanto, come ci siamo detti all'inizio, la riserva disponibile a fine 2012 in conformità alle previsioni ammonterà a 99.291 euro. E quindi direi che in sede di votazione, no, si può passare alla votazione del consuntivo e del preventivo. Se ci sono domande. Ringrazio. Ecco, nel ringraziare il dottor Done, faccio l'invito alla richiesta di chiarimento, eventualmente. Scusate, ho finito. Borziani, non è una confusione di squadre, di calcio, che so che sono tra Sampdoria e Genoa, sono due. È un'offesa mortale. E quindi se ci sono richieste di chiarimento, di intervento, prima di passare alle votazioni formali, prego. Ecco, allora nel rinnovare il ringraziamento al dottor Borziani. Grazie. No, ecco, metto a votazione quindi i. Ecco, presidente, si deve dire qualcosa? No. Quindi mettiamo a votazione in modo separato sia il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento con il solito rituale dell'approvazione, contrari e astenuti. Ecco, allora chi approva il bilancio consuntivo 2011 con la relazione di accompagnamento, alzi gentilmente la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. Poi passiamo al secondo adempimento formale previsto. Passiamo al secondo adempimento formale previsto. Giulio, ma fammi completare gentilmente così. Bilancio preventivo 2012. Ecco, chi approva il bilancio così come è redatto dal Consiglio Direttivo di Confida, illustrato dal dottor Borziani? Chi approva gentilmente si alza la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. Grazie. Quindi i bilanci sia consuntivo che preventivo sono stati approvati. Grazie. Grazie. Allora, scusate, una cosa fondamentale, perché lo sapevo io che a dire nomi poi se si combinano guai. Non ho citato prima, nella struttura Confida Esile, faccio in tempo a dimenticarmi, pure sono pochi, Rossella Colombo dell'amministrazione che non è oggi con noi perché oggi è sabato, ma ieri era di presidio in associazione, ma specialmente, questo è imperdonabile, Patrizia Cosonato Patti, perdonami. È che Patrizia è così dentro di me che è come se parlassi di me stesso, quindi brava Patti. Allora, anche sulla scorta di quanto ha illustrato il dottor Borziani, seguendo un po' ciò che già nella scorsa edizione dell'Assemblea abbiamo impostato, noi crediamo che sia assolutamente doveroso nei confronti della base associativa rappresentare l'intero patrimonio di cui Confida dispone. Quindi, sebbene questa assemblea sia chiamata a votare e ad esprimersi sul bilancio di Confida, per noi è fondamentale che abbia piena coscienza, anche perché avete capito da quanto ci ha detto il dottor Borziani che esiste un processo di osmosi tra Confida e la società di cui è interamente proprietaria,
della società Venditalia Servizi. Quindi abbiamo chiesto al dottor Odone, che ringraziamo, accettato volentieri, di rappresentare a questa assemblea invece il complessivo dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di Confida e Venditalia, di cui voi siete proprietari. Lorenzo. Buongiorno a tutti innanzitutto. Due premesse, io sono genovano, lui è sampdoriano, uno, e due, speriamo di riuscire ad andare avanti con le slides. Come diceva il Presidente Pinetti, il significato del mio intervento è, visto come avevamo accennato l'anno scorso, c'è stata una transizione della struttura, chiamiamola così, di una serie di attività da Confida Venditalia, per cui in passato siete stati abituati a vedere tutto ciò che era Confida, visto che siamo in assemblea Confida, e sapere che esisteva Venditalia un anno sì, un anno no, che dava un risultato. Ad oggi si è spostata la struttura su Venditalia per massimizzare e migliorare dal punto di vista fiscale sicuramente, sia dal lato del risparmio fiscale, sia dal lato di evitare contestazioni di attività su Confida che non fossero strettamente istituzionali. Tanto più iniziando anche altre attività, come abbiamo visto l'anno scorso, eravamo tutti lì, la Vending Cruise o tante altre cose fatte, chiaramente commerciali. Quindi se io riesco a partire, ho già fatto confusione, abbiamo preparato una serie di slides che dimostrano, che fanno vedere tramite grafici quello che è in questi anni e quindi come è mutato Confida, come è mutato Venditalia, e quindi una specie aggregato, questo dimostra tutta la mia incapacità tecnologica. Quindi partendo con una prima slide, siamo a ricavi e costi di Confida. Come si può vedere, diciamo guardando i costi, perché il lato entrate ovviamente dipende, e come ne avete parlato poco fa, dalle quote associative che versate, sul restante costi c'è una graduale e più accentuata sul 2010 diminuzione. Sul 2011 c'è una crescita che però dipende dall'inizio del sostenimento dei costi della campagna pubblicitaria, che va un po', permettetemi il termine, a inquinare quello che è una visione di andamento, perché è stato un investimento importante, e vi prometto già che su Venditalia è stato interamente portato a costi sul 2011, e da lì il forte risultato negativo. Questo successiva. Questa diciamo che è una slide che vi dà solo i risultati di Confida anno per anno, ma mi sembra, ecco, siamo su Venditalia, siamo arrivati. Le prime due colonne vi danno l'andamento tipico di Venditalia, come sempre stato, un anno violentemente attivo quando c'è l'evento, un anno assolutamente piatto quando non succede nulla. 2009 vedete 367.000 euro di costi a fronte di ricavi zero, il minimo della struttura. A partire dal 2010 vediamo ritornare la fiera ovviamente, e sul 2011 vediamo un'impennata comunque di costi e una serie di entrate. Questo perché c'è l'evento Vending Cruise, ci sono altri eventi che hanno portato entrate, c'è un innalzamento dei costi che rispecchia sia i costi dei nuovi eventi, ma sia essenzialmente anche il costo della campagna pubblicitaria, ma anche di tutta la struttura che è stata spostata. Quindi se vogliamo passare ad un risultato di periodo, beh, quello che balza immediatamente all'occhio è ovviamente il tonfo del 2011. Tonfo pilotato, tonfo preannunciato, l'obiettivo era quello di rimanere con una situazione comunque di equilibrio patrimoniale e finanziario, cosa che è stata fatta. Qui è caduto integralmente, come dicevo prima,
il pagamento del 500.000 mal contati di campagna pubblicitaria. Quindi possiamo dire che, sterilizzando quell'effetto, siamo all'incirca su 250-300.000 euro di perdita annua, che si attesta sui risultati precedenti nonostante la struttura sia stata spostata su Venditalia. Quindi in buona misura possiamo dire che le attività hanno portato a una generale copertura dei nuovi costi che sono andati a cadere su Venditalia. Possiamo andare ancora avanti. E questo è un consolidato. Un consolidato è un'aggregazione di costi e ricavi per le due entità. 2008, anno di fiera, vediamo i volumi alti. 2009, torniamo ai volumi piatti. 2010, ritorno alla fiera. 2011, che cosa abbiamo? Comunque un'attività da 1.700.000 euro di entrate contro 800.000 euro dell'anno precedente, di due anni precedenti, scusatemi, diciamo quelli comparabili, una forte impennata di costi che ovviamente, come continuiamo a ripetere ossessivamente oggi, comprende la campagna pubblicitaria che grava per circa 550.000 euro, perché Confida non l'ha contabilizzata tutta. Quindi sterilizzando il dato andiamo sotto i 2 milioni, siamo diciamo quasi pareggio anche per il 2011, nonostante sia l'anno piatto. Qui siamo finiti a una comparazione per biennio come risultato. Comparazione per biennio intendo ovviamente non quest'anno 2012 ma 2011 e 10 contro 2008 e 9. Quindi si vede come si è calati da 192.000 euro di risultato complessivo a 107, nonostante l'investimento di cui parliamo sempre nella campagna pubblicitaria. Ultimo dato che si vuole mostrare è quello delle manifestazioni, ovvero sia di Venditalia. Come è andata nel 2008, come nel 2010, come nel 2012. Quello che è stato accennato prima è che comunque, nonostante il momento e la situazione generale, quello che è successo è che comunque si è avuta una fortissima, possiamo chiamarla, impennata sia delle entrate, degli introiti della fiera, e comunque, se guardiamo anche la colonna delle spese, una sostanziale invarianza, nonostante questo incasso, questo aumento degli incassi, e quindi con un risultato finale preconsuntivato che da 900-1 milione è passato a 1 milione e 3 come utile di gestione del periodo e della manifestazione, scusate. Mi auguro di aver fatto una panoramica abbastanza rapida per non perdere la vostra attenzione, ma abbastanza chiara per aver dimostrato quello che è stato fatto in questi anni, e quindi dare un'informazione che, insomma, diciamo, dia supporto a quello che avete sempre avuto, a vedere come sta andando l'associazione nel suo complesso. Se qualcuno ha qualche domanda, ovviamente sono qua. Direi che va bene a tutti, quindi auguro buon appetito. A questo punto.